Permettere, come ho sempre detto anche nelle conferenze delle altre stagioni, di mettere molta parte di me stesso, come mi muovo, come agisco con gli altri, nel mio modo di essere ogni tanto anche un po' sgraziato. Cioè mi sono completamente dimenticato della macchina da presa. Ora, questa idea qua della terza stagione di essere il conduttore di Sanremo è venuta agli sceneggiatori Pasquale Blassinger e Luca Mastrogiovanni, che mentre stavo girando la seconda loro hanno detto: abbiamo avuto un'idea. Dico: meno male. Allora, poi dopo, quando ci siamo incontrati, mi hanno detto: conduttore del Festival di Sanremo. Io ho detto: proprio l'ultima cosa al mondo che vorrei fare. Dice: sì, perché tu più sei in difficoltà meglio rendi, e questo è verissimo. Io devo essere messo in grande difficoltà. L'ultima cosa al mondo che farei, francamente, anche se mi morissi di fame, è fare il conduttore di Sanremo. Non lo saprei fare, non fa per me, ecco. E quindi abbiamo pensato che, a un certo punto, siccome la terza stagione si apre con Carlo Verdone, che ormai è esausto, è stanco, non gli va più di recitare, ormai quello che ha fatto, e fa un ultimo spettacolo teatrale, nel camerino una dirigente viene e mi dice: mi venga a trovare domani. Dico: ma perché? Vorrei parlarle un attimo, 10 minuti. Praticamente è la richiesta di farmi fare il conduttore, direttore artistico del Festival di Sanremo. Io dico subito: no, per carità, no, l'ultima cosa al mondo. Ci pensi bene, l'ultima cosa, finisce in bellezza, lei ama la musica, ha una grande cultura musicale, si diverte, sceglie chi vuole, carta bianca. Io torno a casa dicendo: ma invece a casa cominciano a dirmi: papà, ma che fa, ma fallo, ti diverti. Cioè è un boom, 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 martellamento continuo. Alla fine ci casco e dico: vabbè, proviamo, facciamolo. Allora scelgo dei collaboratori che immaginiamo che abbiano fatto dei Sanremi precedenti, li prendo per farmi un po' spiegare come funziona il tutto, e quindi entro in questa tragica avventura, perché all'inizio è una tragedia vera e propria, e inizia il mio festival della canzone, che l'ambiente è il comune denominatore. Tutto deve essere verde, tutto deve essere ambiente, le canzoni devono essere in un certo modo, insomma, ho tutto la scenografia in un certo modo, tutto deve avere una cosa un po' green in qualche maniera. E da lì poi succederanno i vari casini, perché uno come me, che gli arrivano delle canzoni di cantanti importanti, e io cerco di essere onesto, dico: ma una merda sta canzone, no, non se non io poi dico: no, ma scherzi, ma è una che sta in classifica sempre, ma come fai? Non mi piace, è uno schifo. E dico: ma no, alla fine poi comincio a litigare con i cantanti veri, che si sentono offesi dal fatto, e capisco in fin dei conti che la mia autonomia è molto molto limitata. Però la particolarità di questa terza stagione non è che tutto Sanremo, è che vivono di vita propria anche le vicende riguardanti mia figlia, mio figlio, il compagno di mia figglia, mia moglie, chi so per le solitudini, mia figlia che non va più d'accordo con il compagno, la domestica Anna Maria, interpretata dalla Pagliato, che comincia a avere delle fissazioni di ludopatia, che noi scopriamo soltanto alla fine, cioè una giocatrice d'azzardo, e quindi si scombina un po' tutto, sono, è un'immagine di un gruppo tormentato. Chiaramente le risate ci sono grazie perché agli attori che abbiamo scelto, agli attori che hanno dato veramente tutto il massimo, veramente. E poi, devo dire la verità, insomma, ho anche avuto un bravissimo regista, Valerio Vestoso, che ha condiviso con me questa fatica durissima, e un grazie anche veramente a Luigi De Laurentiis, che ci ha seguito alla Filmauro, perché ci ha dato tutto, perché rifare Sanremo,
fare la ricostruzione di un teatro nel dettaglio e poi andare a girare realmente al teatro Ariston, perché noi abbiamo girato al teatro Ariston, è stato un impegno, uno sforzo produttivo notevole. Abbiamo concluso il film a Parigi, io e Emma a Stoccolma, insomma, però alla fin fine credo che a livello, credo, poi per carità sarete voi a scrivere, credo che a livello di scrittura, credo anche a livello di soluzioni, di ripresa e tutto, abbia qualche scatto in più, dovrebbe avere qualche scatto in più questa terza stagione. E non è facile, perché le serie sono complicate, sono molto complicate, e soprattutto quando ne hai fatte due, fare una terza diventa... Però io devo dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato con me, dagli scrittori, Pasquale Plassino, Luca Mastrogiovanni, che veramente sono stati ottimi come sceneggiatori, a Valerio, a tutti i miei collaboratori e a tutti i miei attori. Per me è stata una scoperta lavorare con Emma, persona deliziosa dal punto di vista umano, bravissima, lei non era affatto convinta di quello che avrebbe fatto, mi ha detto mi devi dare una mano, ma in realtà è una dinamite questa ragazza, è bravina, brava, è sciolta, Maccio con la sua... Il suo far surreale ha dato proprio quel tocco surreale che manca, è tutto molto reale, quello che genero io, quello che giro, sì, lo so.